Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Come vedete qui c'è Antonio Ghini, finalmente dotato di fibra, quindi con l'opportunità di avere una migliore possibilità di colloquiare insieme. Siamo alla ennesima puntata del Candido. Ciao Antonio. Ciao Franco, ciao a tutti. Ben arrivato. Di che cosa parliamo? Perché qui in questa settimana c'è stato continuo a arrivare di belle notizie, una in particolare che mi ha colpito, Antonio, il fatto che la Ferrari nel 2023 tornerà a correre ufficialmente a Le Mans, e questo ha un simbolico aspetto molto importante, perché saranno 50 anni dal ritiro della squadra del Cavallino, dalla presenza ufficiale, dalla presenza di una macchina in grado di lottare per l'assoluto. E saranno anche i 100 anni della 24 ore di Le Mans 2023, quindi è un incontro astrale molto interessante, e io sono molto contento di questa decisione. Ne avevamo già parlato, perché è nel DNA della Ferrari. Mi ha fatto piacere leggere la dichiarazione di Merzario, molto lucida. La Ferrari ha avuto nelle gare sport, nelle gare Gran Turismo, una parte così importante nella creazione del proprio mito, che esserne lontano o esserne presente in modo fatalmente marginale, perché quando lotti, anche se la gara più bella è quella delle GT, però rimangono sempre le macchine che arrivano dopo i vincitori. E invece tornarci da protagonista è una cosa magnifica per la Ferrari, magnifica per lo sport, perché la Formula 1, tutto sommato, come tutte le cose, ha bisogno di avere un'alternativa che la stimoli. Non c'è una competizione diretta tra le gare endurance e le gare di Formula 1, ma c'è un'alimentazione di una passione complementare che io spero che le gare endurance riescano a recuperare anche in termini di spettacolo, perché in passato soffrivano quasi più della Formula 1, proprio per la loro durata, della difficoltà di comunicazione. Adesso io vedo, perché essendo malato, no? Quando c'è la 24 ore di Le Mans, di notte, se riesco a svegliarmi, vado a vedere come stanno andando, anche se in realtà ci sono automobili che non mi interessano molto. Quindi la possibilità di entrare più profondamente in questo è importante. E dicevo, Merzario, con la sua dichiarazione di plauso a questa decisione, meriterebbe che gli offrissero un volante. Io direi, la Ferrari torna a Le Mans, nella squadra portano anche Merzario, che fa alcuni giri e li farebbe benissimo, perché Arturo è uno che ha sempre trovato l'energia ben al di là di quella che è la sua fisicità e le sue caratteristiche, ma lo dico nel senso che diventerebbe una sorta di trade union. Mi auguro che lo invitino quantomeno a questo evento, una sorta di trade union tra il passato e il futuro. Quindi molto bene. E tu hai fatto accenno, e quest'oggi, ieri, alla conferenza stampa, è stata lodata la presenza di John Elkann in azienda, e io credo che noi tutti dobbiamo dire grazie a John Elkann, il quale, nella sua tradizionale riservatezza, nel fatto che comunque non si metta mai in evidenza, però sta dando dei segni di interesse che vanno al di là di quelli che sono i conti di fine anno, ma di visione, di scoperta di quelli che sono le vere realtà della Ferrari in termini di successo commerciale, vale a dire quella cosa che ti prende dentro qui, non necessariamente nel cervello. E il fatto che lui lo capisca, questo fatto di essere amministratore delegato pro tempore, gli dà però il modo di entrare in cose che altrimenti avrebbe visto superficialmente o avrebbe conosciuto riportate da altri. Io ho avuto modo di parlare con Piero Ferrari molto rapidamente, che sta curando il restauro di una splendida villa a Castelvetro, dove
è nato e cresciuto, quindi è particolarmente legato a questa ricostruzione, e mi ha detto che John è molto coinvolto emotivamente in tutta quella che è l'attività ferrarista, e il ruolo di CEO in quanto ad interim in realtà lo ha preso molto, ed è molto partecipe di quelle che sono le decisioni, ed è in prima linea nella scelta aziendale strategica di andare a correre a Le Mans. Aggiungendo, lui è, come sai, è sempre di poche parole misurate, ma quando certo. Le dice non sono mai casuali. Attenzione, avete una valutazione della persona che sembra che ne capisca poco di automobili, ma vive nelle automobili da quando è nato, esatto. E ne ha una grande competenza. Questo è un messaggio non da poco. Non da poco, unito, ripeto quello che ho detto prima, unito al fatto che avendo il ruolo di amministratore delegato, non gli vengono riportate le cose come si fa un presidente. C'è il presidente, facciamo la riunione con il presidente. Presidente, abbiamo fatto questo, bravi. Avete fatto questo? Bene. Avete fatto quello? Ma no, le vive. Quindi questo permette di capire davvero le cose. E mi sembra che anche in questa pre-presentazione della stagione hai colto un altro aspetto. Bravissimo Antonio, la dichiarazione di John Elkann, che ha anticipato come dichiarazione il fatto che ha incontrato la squadra prima di quello che è stato l'incontro che ieri c'è stato via web con noi giornalisti, ha detto chiaramente voglio che torniamo alla mentalità vincente. Non aspettiamo il 22 come erano le dichiarazioni di fine anno 2020, che sarebbe stato un anno di congiunzione. Quindi ha rimescolato le carte e non sarà più un anno dove tutto sarà buono. Ci vorrà una Ferrari davvero in crescita verso questo profetico 2022 dove Maranello dovrebbe tornare a essere competitivo. Io credo che quello sia un segnale appunto della proprietà che per la prima volta da quando c'è questa gestione dà un segno molto preciso. Correggimi se sbaglio. No, ma anzi, abbiamo detto tante volte, un po' sgomenti, costernati da certe domeniche inimmaginabili per la Ferrari, che dare la colpa alla macchina è sbagliato, perché c'è 50% la macchina e 50% lo spirito di chi fa la macchina, di chi la porta in gara, di chi cambia le gomme, di chi, cioè, e quindi il fatto che si richieda per la stagione che sta per cominciare un impegno che sia un impegno vero, anche se dovesse essere alla macchina ancora sofferente dei vizi di origine, però che ci sia una partecipazione totale, piena, di cogliere ogni opportunità, perché nello sport poi alla fine sono tante piccole opportunità che si sommano a quella che è la realtà, e spesso una piccola opportunità può diventare qualcosa di più importante di piccola. Per cui aggiungo un esempio che è esemplificativo, caro Antonio. Il fatto che l'anno scorso la Ferrari era una delle squadre peggiori nella gestione dei pit stop, lo abbiamo visto spesso e volentieri, sono stati errori che non hanno mai condizionato risultati importanti, perché tanto erano dietro, quindi diciamo che sono costati meno e si sono visti nel risultato meno di quanto non si sia vissuto in situazioni passate. Però nella ricostruzione della squadra, nell'organigramma che è stato ufficializzato l'altro ieri, riappare una figura che è Ioverno, che era stato un po' messo in un angolo, no? Mentre bravo, invece è un uomo bravo, molto bravo nella gestione del box, molto bravo
nel far crescere i meccanici e nell'allenarli nella gestione del pit stop, per cui sono già nella condizione di dire che vedremo una Ferrari diversa, quantomeno nei cambi gomma. Sei d'accordo? Non solo sono d'accordo, ma l'ho già raccontato tanto tempo fa, mi perdonino quello che mi ha già sentito, ma io ho sempre avuto la velleità di cercare di stare in forma, per cui certe volte andavo, regolarmente andavo a correre a Fiorano a piedi, perché e un giorno, era un giorno d'estate, c'era, e andando, perché non solo giravo in pista, ma c'erano anche dei percorsi attigui, a un certo punto, girando un angolo, mi trovo di fronte la Formula 1, tutti i meccanici, e io Verno che faceva le prove di cambi gomme in una condizione che era solo la condizione di uno che diceva la rifacciamo ancora 100 volte, ma io voglio che facciate questo. È straordinario, proprio anche credo la scelta di un luogo così inusuale è un modo per mettere le persone in una condizione che non è la condizione comoda di casa, ma tu sei in un circuito, in una circostanza, in una situazione, devi far fronte anche a degli imprevisti. Quindi io sono molto contento di questo, sono contento che si siano disegnati meglio i ruoli. Cardile continua a crescere, io credo molto in Cardile. Per me Cardile ha solo un handicap di esperienza, cioè è stato sempre solo in Ferrari, ma questo non è un handicap maggiore. Certo, un altro segnale positivo è che c'era una realtà che era l'ufficio tecnico e un'altra realtà che era la pista. E analizzando i Gran Premi al sabato dopo le prove libere, quante volte abbiamo notato come al venerdì fossero in difficoltà, poi hanno dovuto lavorare nella notte, riuscire in qualche modo a migliorare la seppur debole SF1000, ma migliorandone il comportamento fra le prove libere e la qualifica. Ecco, quest'anno l'orientamento che arriva da Binotto è che tutta la gestione deriva dall'ufficio tecnico, da Cardile, anche la pista a livello tecnico. Quindi non c'è due mondi che si devono fondere, ma c'è una visione unica, con un linguaggio a questo punto, mi auguro, più bidirezionale. Diretto, comunque, esatto. Funzionale. Senza questi intermediari. Sono piccoli segnali che nulla hanno a che vedere con la macchina per come è stata deliberata, ovviamente ancora non l'abbiamo vista, quindi non la possiamo giudicare. Ma questi sono piccoli prodromi che danno un segno di come con le stesse persone, con la stessa squadra, la Ferrari stia cercando di mettere quei tasselli sballati per creare un puzzle finalmente a visione completa. Poi tornando un attimo a John Elkann e tornando a discorsi che avevamo già fatto in passato, cioè abbiamo più volte detto Toto Wolff non sta al muretto, un team principal al muretto ci può stare ma può anche non starci, perché se non sei al muretto vedi molto di più. Bene, John Elkann, qui addirittura avremo un team principal che non starà al muretto, non sarà dentro il garage, ma in alcuni Gran Premi sarà addirittura a casa. E perché no? E perché no? Cioè, e questo però rispecchia un po' quello che era il comportamento di John Elkann quando ai tempi miei veniva ai Gran Premi. Lui si sedeva con le gambe accovacciate sul tavoloni di lavoro in fondo al box, vedendo con la televisione davanti, e da lì, stando in un angolo, vedeva tutto quello che succedeva. Allora non diceva niente, non faceva niente. Ma sicuramente ha molto bene in testa come questo spettacolo, è come uno spettacolo teatrale, come uno spettacolo del Cirque du Soleil, cioè tutti che devono muoversi nel momento giusto e col coordinamento giusto, essere indietro aiuta a far sì che queste cose funzionino. Per cui guardiamo con positività questo approccio. Devo dire che tutto sommato aver fatto una presentazione senza macchina quantomeno ha permesso di concentrare l'attenzione su quello che è il ruolo di chi fa la macchina e di chi la fa funzionare, piloti compresi, perché
sembra, e non c'è ragione di dubitarne, che comunque questi due giovani piloti abbiano tutte le caratteristiche per fare la gara che sarà il primo dei due a diventare campione del mondo. Ed è una bella gara, tutto sommato, avendo dei contratti a lungo termine con Ferrari. Ti dico la verità, io ho sentito le dichiarazioni, mi ha colpito Carlos Sainz per una cosa. Gli hanno domandato le cose più futili, perché molti erano quotidianisti e quindi, come sai, devono cercare poi delle situazioni di racconto. Esatto. Però Carlos se n'è venuto fuori con una cosa, dove dimostra qual è il suo valore venendo a Maranello. Io in due anni di McLaren ho capito come una squadra in crisi possa riprendersi molto in fretta. Bello. Questo è un messaggio importante che ha trasferito, perché poi ha aggiunto, e ho visto che a Maranello abbiamo tutto per poter far bene. Quindi il segno di speranza non è tanto dire ambisco ad arrivare dove, quanto aver avuto modo nell'inverno di capire che cosa ha davanti, quindi una macchina sicuramente non vincente per lottare con Red Bull e Mercedes, però nella battaglia dei terzi si auspica che dal sesto posto del Mondiale Costruttori la Ferrari abbia una curva a crescere sicuramente. Certamente è meglio questo approccio di Sainz di quello del suo connazionale Alonso, che, se ho ben capito, è già un po' sospettoso sulle performance Renault, e questo per una squadra non è bello. Sai, nell'ambito della squadra di Enston, le voci che girano sono voci, però di solito quando i meccanici sono, vanno nei pub, si parlano, si scambiano le idee, birra. Le voci sono che i numeri di galleria della nuova macchina Renault non sono affatto buoni. Mi sembra di sentire discorsi dell'anno scorso, quando si sentiva parlare di Maranello, no? Di questa SF1000 che ancora prima che sia venuta fuori già se ne parlava come di una macchina nata male. Ecco, siamo nella stessa condizione. E un tipino come Fernando sta già cominciando a creare dei distinguo sul fatto che ci sono troppe figure apicali. Il capo di Alpine, c'è poi il nostro nuovo personaggio arrivato dalla Suzuki, che è il capo della gestione della squadra. Poi c'è Marcin Butkowski, che è il responsabile gestionale della struttura tecnica. Poi c'è un direttore tecnico. Secondo lui ci sono troppe figure che devono prendere delle decisioni e quindi sarà una gestione non troppo facile. Ma andremo a vedere cosa succederà. Oddio, poi si può anche dire, scusatio non petita, perché anche Alonso, sai, l'abbiamo visto con Vettel, essere stati campione del mondo non è che hai la priority come quando vai in aereo, che comunque tu hai la priority, vai davanti. No, se sei stato campione del mondo hai il peso di dover riconfermare quello che sei stato. E devo dire che Fernando, nelle sue pur belle prestazioni anche fuori dalla Formula 1, però non ha più potuto dare prova di quello che è il suo valore di pilota. E questo, se gli cambia i meccanismi, ricordiamo come era stato, io voglio usare un termine delicato, sgarbato con Honda quando c'erano i problemi di motore in McLaren, dimostra che è latino anche lui. Abbiamo parlato di Vettel, adesso abbiamo Alonso, speriamo che i latini, siamo latini anche noi, ma questo, essendo seduti su una sedia senza ruote, possiamo esserlo tranquillamente. Ma questo può essere per una squadra, i famosi dettagli che dicevamo prima diventano poi dei mostriciattoli che ti escono dall'armadio, e i mostriciattoli non ci vogliono se vuoi essere perfetto. Ti voglio fare una domanda per riallacciarmi di nuovo a Le Mans. Intanto abbiamo detto, non è un progetto che nasce alternativo alla Formula 1, perché
declinazione del budget cap, quindi non è per la riduzione del personale, ma per una scelta strategica del marchio. Ma Liberty Media, il fatto che una Ferrari decida di muoversi dalla Formula 1 e comunque porti la sua attenzione anche ad altro, non sta commettendo un errore, e non sto dicendo che è colpa di Domenicali, perché è una cosa che ovviamente non è decisa oggi per oggi, ma fa parte di un cammino. Bernie Ecclestone se la sarebbe lasciata scippare via la Ferrari dalla Formula 1, o avrebbe creato tutti gli ostracismi che nel passato ha creato affinché Maranello non andasse a correre da qualche altra parte? Io non credo mai alle battaglie di retroguardia, al fatto non facciamo questo perché l'altro, ma è molto meglio che ci sia uno stimolo. Questa Ferrari appannata, che per ora non si ripercuote minimamente, per fortuna, sulla parte commerciale, sulle vendite, ma che, lo abbiamo detto più volte, che deve tenere la sua motivazione d'acquisto nell'ambito del mito, ha bisogno di alimentare il mito, e se alimenta il mito anche in un'altra gara, dico anche, perché se avesse lasciato la Formula 1 per andare alle Mans, allora questa domanda sarebbe stata una domanda sarebbe fondamentale, la domanda. Così forse invece è un bene anche per la Formula 1, perché se tutta l'attenzione degli appassionati deve essere su una sola disciplina, rischia, se quella disciplina ha dei momenti di adesso abbiamo avuto grandi campioni, grandi opportunità, grandi stimoli, giovani che sono arrivati come Verstappen, che hanno trascinato un'intera nazione negli autodromi eccetera, ma avere uno sport solo, avere solo la Formula 1 sarebbe, a mio avviso, non voglio dire pericoloso, ma tenere Ferrari in Formula 1, no, io credo che sia giusto. Ferrari a Le Mans ha vinto 36 volte tra vittorie assolute, 9, e vittorie di classe, in un arco di anni incredibile, per cui questo fa parte di quando noi respiriamo la passione dello sport, respiriamo anche questo, non respiriamo solo la Formula 1. No, hai ragione, però in Formula 1 Mercedes, Alpine ex Renault, Aston Martin. È lì, Ferrari è lì. Adesso col budget cap. Non c'è ancora la Honda come motorista che se ne sta andando. Di là abbiamo Toyota, Peugeot che rappresenta Stellantis. Avremo Porsche e Audi nella versione prototipo LMDH e la Ferrari, quindi al numero di costruttori c'è la possibilità che di là come costruttori siano maggiori. Quello è un po' il segnale, no? di un qualcosa che comunque ha un peso. Tu hai ragione nella valutazione rispetto alla Formula 1, però ci sarà da farci attenzione. Perché, ad esempio, il fatto che la Ferrari vada a fare il WEC, vada a correre la 24 ore di Le Mans, farà schizzare automaticamente i diritti televisivi di quel campionato, come non era, visto che la 24 ore di Le Mans ce la gustavamo con gli amici di Eurosport, che ce la raccontavano anche in modo mirabile. Molto bene, molto bene. Dalla notte svegli. Però cambierà l'ottica sicuramente e la visibilità, così come cambierà il fatto che ne parleranno i quotidiani che fino ad oggi hanno dedicato dei trafiletti. Mi ricordo quando Marc Gené vinse con la Peugeot, la Gazzetta titolò "Il pilota della Ferrari ha vinto a Le Mans". Marc Gené, insomma, era con la Peugeot. Era un po' un'estremizzazione del concetto. Beh, questa è la nostra italianità, cioè dobbiamo vedere le cose, ma però Franco, forse sbaglio, ma il fatto che costruttori che erano usciti come Porsche, come Audi, il fatto che un grande costruttore come Toyota insista a essere lì, il fatto che Peugeot entri, dimostra che lo sport motoristico
inteso come quello che noi consideriamo essere, cioè quello che viene dalla storia senza rivoluzioni complete, mantiene una vitalità assoluta, anzi ha trovato nuova energia. Ah, dobbiamo passare tutto all'elettrico, wow, e vai, che vadano Le Mans, tutti in Formula 1, Le Mans, tutti, alle, così non avremo una domenica libera. Le mogli ci abbandoneranno davanti alla televisione e saremo là felici con i popcorn. Io devo dire di avere una moglie, santa donna, che è 30 anni abituata al fatto che le domeniche ci siano le corse, e che sia MotoGP o Formula 1 c'è sempre qualcosa in ballo. C'è quindi sempre qualcosa. E allora puoi moltiplicare per due. E per fortuna anch'io sono sopportato in questo e accettato. Ascolta, Antonio, allarghiamo il discorso. Io sono rimasto molto colpito in questa settimana di un fatto. La Red Bull ha presentato, adesso questa è una parola, ci stiamo veramente allargando, sì, perché una volta le macchine si vedevano dal vivo, si poteva girarci intorno e ammirarle, poi siamo arrivati all'invio delle immagini e niente di più, adesso siamo alle ristrettezze delle immagini, due fotografie, un frontale, un tre quarti, perché sembra che non vogliono far vedere parte del retrotreno. E allora è già nato il giallo, ma cosa staranno nascondendo quelli della Red Bull? Quale soluzione tecnica particolare hanno? Perché hanno girato in Filming Day e hanno diffuso le immagini dei piloti che si allenavano con la macchina sulla di Canaria. Cioè, ma anche la McLaren però ha chiuso il retro per non far vedere gli estrattori. Ma questi giorni, queste settimane mi ricordano come quando uno deve fare un viaggio, dice, ah, devo andare a fare un viaggio in vacanza, allora comincia a preparare i bagagli, a tirare fuori le cose o questo, quell'altro, si sta creando tutta questa eccitazione per qualcosa che succederà, che fa pensare anche forse oltre, se si fosse rotta la Red Bull quando ha girato, non ce lo siamo chiesti. No, perché i piloti poi hanno commentato la positività del test, quindi c'è anche l'evidenza del fatto che hanno guidato la macchina, ma rimane il mistero di che diavolo nasconda questa macchina. Sai, i maligni, fra l'altro, dicono che potrebbe anche essere una clamorosa mossa per attirare su di sé l'attenzione e farne parlare, per poi solo costringere tutti quanti a cacciare l'occhio, quando poi potrebbe anche non esserci assolutamente niente, perché poi non dimentichiamocelo, queste sono macchine direttamente derivate da quelle dell'anno scorso. Ma infatti è questa la cosa spettacolare, cioè credo che mai come quest'anno siamo incuriositi dalle automobili che dovrebbero essere uguali, invece poi alla fine della fiera tutte hanno qualcosa, oddio ci sono dei musetti nuovi, delle cose, cioè, ma diciamo nei team di seconda fascia. Ma nelle prime squadre, anche Ferrari, troveremo qualcosa, il famoso muso stretto, sarà no, non c'è. Ma cosa hanno fatto col muso? Cosa ne hanno fatto? A chi allora, l'hanno venduto? Chiariamo questa cosa una volta per tutte, perché spesso nel mondo del web mi criticano per aver dato in anteprima, dopo i test di Barcellona dell'anno scorso, il fatto che la Ferrari avrebbe corso il primo Gran Premio dell'anno scorso, nel 2020, con un muso stretto. E poi mi hanno detto, ah ecco, hai visto, hai scritto cose che spari cavolate e poi non si verificano. In realtà, Antonio, posso confermare che il muso stretto esisteva, lo aveva disegnato Simone Resta, che poverino adesso è stato mandato alla AS, la macchina era stata rivista, ma i dati di galleria che emergevano non erano tali da giustificare un cambio di macchina, ragione per cui hanno insistito con il catorcio che avevano a disposizione, probabilmente avevano perso l'orientamento della correlazione dei dati di galleria fra la galleria del vento e la pista, e lì aveva probabilmente creato una grandissima confusione. E il molto lavoro che è stato fatto l'anno scorso
è stato anche nel ritrovare un riallineamento dei valori, cosa non facile quando si è nel corso di una stagione, per cui anche altre squadre hanno patito questa cosa, prima fra tutte la Red Bull, che se ti ricordi nelle dichiarazioni di Helmut Marko doveva essere la grande sfida, partiamo per il mondiale e esatto, piastriamo la Mercedes, sarà il nostro anno, pronti via, flop. Quest'anno non a caso Max Verstappen a domanda specifica ha detto no, voglio vedere la prima gara, è cauto, non si è azzardato, è cauto, non ci crede più, ormai passano gli anni, tra un po' diventa vecchio, è sempre lì che aspetta di diventare campione del mondo. Ma quest'anno intanto dobbiamo augurarcelo che possano essere davvero competitivi con la Mercedes per l'interesse generale dello spettacolo, perché, e poi anche perché questo automatismo Formula 1 uguale Hamilton campione del mondo va bene, ma insomma è più bello se sì, c'è Formula 1, beh poi andiamo a vedere come vanno le cose. Però stanno creando una bella aspettativa, lo hanno fatto bene, perché poi quest'anno col fatto che c'è un solo giorno di test così a ridosso della gara, se hanno inventato anche una cosa tutto sommato non difficilissima da copiare, sei lì, ormai ci sei, ecco, non riesci più a quindi stanno giocando ed è, è fondamentale. Tu poi in realtà ogni ragionamento si lega a tanti altri. Ci potrebbe essere una logica razionale di Red Bull nel tenere nascosta una soluzione, perché partire bene con una macchina quest'anno è fondamentale per la legge del budget cap, quindi essere una macchina competitiva vuol dire non spendere tanti soldi in sviluppo per continuare a essere vincenti nella stagione 2021, e vuol dire trasferire più risorse sulla macchina che nasce da un foglio bianco. Quindi ci sono anche strategie, certo, che possono essere importanti rispetto a quello che abbiamo vissuto sempre. Perché ad esempio la Mercedes ha chiuso lo sviluppo a luglio dell'anno scorso, poi abbiamo visto ancora parti arrivare, ma l'ultima fase di studio è stata definita a luglio. E chi me ne racconta un po' mi dice che ne avevano ancora di soluzioni da mettere, che vedremo d'emblée nella presentazione della nuova macchina, della V12. Quindi io mi aspetto in realtà una Mercedes che dà uno schiaffone potentissimo subito, non cercherà di stare un po' davanti come abbiamo visto l'anno scorso, per cercare di tenere un gioco lungo pur sapendo di avere una netta superiorità. Qui avranno voglia di dare una mazzata immediata e cercare di trasferire tutto il lavoro dei tecnici, liberarli a quello che sarà la macchina 2022 a effetto suolo. Vuoi che dire una mazzata più forte di quella che hanno dato l'anno scorso? Mamma mia, che mazzata! All'inizio dell'anno, se ti ricordi, era grande interesse di Toto Wolff continuare a dire che la Red Bull è pericolosa, è competitiva, ce l'abbiamo attaccati, non è così scontato. Se ti ricordi, la stagione nacque così. Quest'anno sì, non credo che ci sarà quel tenore. Parole, come diceva quella canzone. Sono d'accordo. Bene, ho visto che hanno fatto girare anche Albon, la Red Bull, quindi lo tengono allenato. Lo tengono allenato perché è la terza guida sia della Red Bull, certo, che dell'Alfa Tauri, quindi diventa la riserva anche di Tsunoda, che è un debuttante che arriva adesso al Mondiale di Formula 1. Sì, quello che ritorna fuori, Tsunoda l'hanno allenato piuttosto bene, devo dire, perché tra Misano e Imola, questo Mazepin per esempio come si presenta lì? Ha fatto un corso, ecco, ma zero. No, attenzione. Ha fatto il corso Mazepin, con Mercedes. Lui, ha fatto 10 giornate di test con la macchina dell'anno prima, quindi in chilometraggio arriva più che preparato su una macchina buona. Tra l'altro, perché c'è questi paradossi, è chiaro che ogni legge trova l'inganno,
ma fai il budget cap e tutti vanno a girare con le macchine vecchie, è marketing. Io non so perché le cose elementari, dicevamo, diamogli 4, 5, 6 giorni di prove, che si provino quello che vogliono ogni tanto, anche perché il simulatore lo si vede, tra l'altro era scritto molto bene su motorsport.com, il simulatore per i piloti è molto più utile teoricamente per gli ingegneri, che riescono con questa potenza di calcolo attuale che permette di controllare, di cambiare le cose proprio quasi in diretta, ma per i piloti su delle macchine che sono sempre più performanti e sempre più vicine tra loro, dover essere costretti ad andare a provare con la macchina 2 anni prima perché è marketing e non è veramente una cosa abbastanza insensata. È vero che le parti si deteriorano, che più provi più costa, eccetera eccetera, ma una via di mezzo si può anche trovare. Il budget cap benedetto, però in certi momenti diventa una occasione per trovare trucchi che sono poi lontani da quello che è il vero obiettivo dello sport. È così. Ma in effetti, per giustificare che è marketing, poi allora la macchina fondo, nuova, no? La macchina nuova che gira viene nascosta e non si deve vedere. La vecchia, dove... bombardamento di immagini, esatto, video, tutto, social, tutto quello che è necessario. E lì c'è poi appunto quella logica che serve a giustificare un'operazione, no? Sì, non c'è dubbio. E pensando ad Albon, che se pensiamo, lui vicino a Verstappen è stato un ottimo pilota, è riuscito anche a superare in certi momenti, non ricordo dove, che era uscito in prova, che tutti hanno detto beh, questa è proprio la fine di Albon, e poi lui invece in gara si era ripreso, eccetera. Cioè ci sono dei piloti nella storia della Con tantissimi up and down. Ci sono che dei per piloti, una squadra top che lotta per, dovrebbe essere in lotta per il mondiale, poverino, quante ne ha sbagliate Valtteri Bottas l'anno scorso? Non tantissime, però quelle che ha sbagliato erano errori che clamorosi, sono diventati clamorosi, per cui la sua annata è diventata disastrosa, pur arrivando a secondo nel mondiale, che alla fine ha fatto quello che era il suo lavoro. Sì, è arrivato secondo il mondiale anche perché quelli che potevano arrivare terzi erano un po' assenti, perché la posizione di Bottas a un certo punto era vacillante, certo. quindi vedremo, perché ecco, pensavo ad Albon, pensavo allo stesso Bottas che è stato visto da tutti come una vera minaccia per Hamilton, e l'anno scorso ha come dimostrato di avere un plafone, di fermarsi a un certo punto. E ci sono dei piloti nella storia, se ricordiamo, chi lo può ricordare, saremo in pochi, Chris Amon, per esempio. È un grandissimo pilota perché grandissimo pilota. Enzo Ferrari lo portava in un palmo di mano per le sue capacità di collaudo. Ma non vinceva, non riusciva a vincere. Cioè ci sono dei piloti che non riescono a superare quel gradino che è il gradino del campione. C'è proprio una differenza tra i campioni e i bravi piloti, che sono due cose diverse, anzi tra i campioni e gli eccellenti piloti. Sì, pensa che differenza piccola, che differenza piccola. Quindi anche Hülkenberg, che sembrava che tutti volevano Hülkenberg, e poverino è a piedi di nuovo. Io per esempio, tra i piloti che avrebbero meritato per me, e lo sta dimostrando ad avere talento, di avere una storia più bella in Formula 1, c'era Kobayashi era eccellente. Ricordo con quanto orgoglio giapponese era riuscito proprio nel Gran Premio in Giappone ad arrivare terzo, ed era lì che rappresentava lo spirito di una nazione. Alla fine della stagione è rimasto a piedi, adesso fa l'endurance molto bene, eccetera. Però è strano, è un po' crudele che alcuni piloti che potrebbero andare più avanti, ricordo quando era venuto Kobayashi
perché ha avuto una relazione anche breve con Ferrari per le gare GT ed era venuto, l'avevo portato al museo a vedere le macchine, l'avevo fatto sedere nella 500 F2 di Ascari, cioè uguale, non era quella. E lui mi ha guardato e ha detto, correvano con queste automobili qui, era assolutamente fuori dalla dimensione, cioè per lui forse la storia dell'automobile cominciava dopo, cioè si è seduto su questa automobile e sembrava fuori dal mondo. Poi chi è che sta? Beh, un altro che ha sofferto tanto, poi quale fosse il suo vero talento non siamo mai riusciti a capirlo, era un eccezionale collaudatore, è stato Badoer che faceva dei buoni tempi, era costante, e poi gli è capitata, perché quando nel 2009 c'è stato l'incidente in Ungheria di Massa, noi diciamo che la macchina 2020 era un disastro, ma la macchina del 2009 non era molto diverso, perché se prendiamo, allora, prima non gliel'ha andata perché la dovevano dare a Schumacher e lui aveva dato di testa perché era sicuro che fa tocca a lui. Poi Schumacher ha capito che non era la macchina giusta e ha annusato l'opportunità, o forse stava già firmando con Mercedes e quindi è rimasta lì. E dopo queste due gare, questo povero Badoer, l'hanno data a Fisichella, che era arrivato secondo a Spa. Sì, Spa secondo. E dopo non è mai riuscito, cioè, ha fatto nono, tredicesimo, dodicesimo, decimo e sedicesimo. Questi sono stati nei cinque Gran Premi che ha fatto, una tragedia quella macchina. Per cui questo dice anche quanto le automobili e le circostanze permettano a un pilota di... E poi tu vedo che tieni d'occhio l'orologio. E poi ti fermo perché siamo a 41 e quasi 42, Antonio. Allora, visto che oggi non sapevamo cosa dire, lasciami dire un'ultima cosa. A me è rimasto, lo dico perché mi è simpatico, mi è rimasto veramente tra i piloti che forse avrebbero potuto dire qualcosa, uno che non è mai riuscito a fare una gara in Formula 1 ed è stato Davide Valsecchi, che quando avrebbe potuto fare la gara sulla Lotus, che era disponibile, gli hanno preso un anno, non mi ricordo chi, che ha fatto una figura meschina, ed è diventato un ottimo protagonista della comunicazione, ma magari sarebbe stato un eccellente pilota, se fosse riuscito a mantenersi magro. C'è sempre un perché. Amici di motorsport.com, siamo arrivati in fondo, allora commentate qui sotto, fateci sapere le vostre opinioni come sempre, cliccate la campanellina così riceverete le informazioni sui prossimi video di motorsport.com e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao a tutti, ciao Antonio. Con molte novità, avremo presentazioni, avremo la Mercedes, la Aston Martin, la Renault, la Williams. Bene, avremo argomenti, dai, ciao. Ciao a tutti.